Con Emanuel Baiata al termine della sfida tra Mazzara e Supergiovane Castelbuono terminata 1-1, parto con la stessa domanda che ho fatto a mister Bognani: il risultato giusto per quanto ti visto in campo? Secondo me non è giusto per il risultato, sincero, perché noi fin dalle prime battute abbiamo dato qualcosa in più, corsa, cattiveria agonistica, solo una cosa ci è mancata purtroppo, il gol. È mancato il gol, è mancato un po' di fortuna, lo si era già visto a Castelvetrano dove dal punto di vista della prestazione erano stati fatti dei passi in avanti. Anche oggi comunque la grinta non è mancata, però l'amnesia difensiva ha permesso a Castelbuono di passare in vantaggio dopo un quarto d'ora. Cosa si può migliorare? Sì, purtroppo per adesso soffriamo in ogni palletta che ci mettono, non so neanche io sinceramente perché subiamo così tanto in ogni azione che loro fanno. Avete subito questo gol, però la reazione c'è stata, tanto è vero che comunque vi siete sistemati in campo per rimetterla a posto, dopo la mezz'ora è arrivato il gol del pareggio, da lì in poi avete cercato in un modo o nell'altro di trovare il bandolo della matassa e di riuscire a trovare il gol della vittoria che però non è arrivato. Da dove si riparte? Sì, come detto tu, poc'anzi già pure con la folgore abbiamo dettato delle trame di gioco importanti, però ancora c'è qualcosa da inquadrare per bene. In alcune fasi della partita ci è sembrata un po' troppo distante, ci è sembrata una distanza tra le parti eccessiva, cosa che consentiva comunque al Castelbuono di recuperare palla e di proporsi in avanti in contropiede. Primo tempo molto vivace da parte del Castelbuono che poi è calato nel corso della ripresa. Il Mazzara invece in avanti non ha avuto le idee ordinate, forse è questo che è mancato. Sì, ti ripeto, noi purtroppo stiamo pagando delle situazioni che ingenuità, diciamo, dai, sincero, dai, perché non possiamo subire, solo e solamente subire. Cioè, quando ripartiamo, sì, partiamo bene, ma ci manca sempre quel famoso golletto. Adesso la testa è al ritorno della sfida di Coppa contro il Fulgatore, poi bisognerà però pensare alla prossima sfida in casa contro l'Accademia Trapani in campionato, lì sì che sarà necessario trovare la prima vittoria. Sì, come dice il mister, la Coppa Italia diciamo che non importa, ma fa morale comunque vincere perché siamo con un risultato abbastanza netto, 1-0 dentro. Ci andiamo là tranquilli, rilassati per giocarci la nostra partita, ma dobbiamo subito proiettarci per smuoverci dalla classifica e fare subito i 3 punti, quello che ci servono a noi.